ragazzi, bentornati dal vostro Denar Man. Stasera il video uscirà un pochino più in ritardo, ma comunque non mancherà. E andremo, come vedete sullo schermo, a provare Conscience, un gioco che ho trovato online, un horror fatto con Unreal Engine. Praticamente dovrebbe essere un horror psicologico. Non so quanto di concreto ci sia di horror all'interno del gioco. Ho letto un pochino di nozioni, un pochino di cose e... niente, mi è venuto voglia di provarlo. Era comunque è una sorta di beta, anzi dovrebbe essere proprio completamente una beta, quindi andiamo a provarlo, vediamo livello del gioco, com'è, bello, brutto, divertente, se ci piace, non ci piace, andremo a scoprire quanto horror c'è appunto in questo gioco e magari poi quando uscirà la versione completa ce lo accatteremo. Detto questo, il gioco, ve lo dico subito, è tutto completamente in inglese, quindi cercheremo di cogliere le nozioni senza aver visto là tradurre tutto, non peraltro perché sennò veramente non riusciamo a star presso al gioco. Cercherò di fare un video di una ventina, trentina di minuti, vediamo adesso come quanto riusciamo un po' a giocare, però ve lo dico subito che il gioco è tutto in inglese, quindi faremo dei riassunti su quello che succederà. Sì, vai, pronti? Io spero che si senta l'audio, che se no... Sì, buono, si sente l'audio. È settato tutto, perché poi è Unreal Engine, ragazzi, quindi siamo su PC in questo caso. Vediamo. Cioè abbiamo, come vedete, la nostra freccettina. Oh, pick up the phone, tocca a noi? Vai. Ecco, già sentiamo la signorina qua. Che succede? Dice giustamente lui. Non so cosa sto facendo. Questa starà a fare qualche... Ecco, ha attaccato il telefono, ragazzi. Vieni qua, dice. Noi andiamo, ma... Se cagamo più sotto di lei, Fa tutto male. Lei è fredda. Ah, la figlia. Fredda, non si sa se è morta. Qua ha attaccato il telefono, ragazzi. Qui c'è poco da roba. Find Pat and Laura. Pat e Laura, ha detto. Eccolo qua, ragazzi. A questo punto di partenza. Siamo tornati a casa. Vedete, molto tutto prima persona. Adesso vediamo un attimo com'è la questione. Apriamo i cassetti, non c'è una beata niente. Mi sono edulcorato. Scarpe. Che è sta roba qua? Non si capisce. Bah, forse scarpe. Scarpe lì, vabbè. Questa è chiusa. Qua è tutto chiuso, andiamo, avanziamo. Ah, devo aprire di là. Ma che rumore fa la porta? Boh. Senti qua. Sentiamo il messaggio. Patrizia. Senti dove sei agitata. Questa ha chiamato mezzo mondo, abbiamo già capito che... Sarò a casa tra un'ora. Sarò a casa presto, quindi probabilmente come ti richiamo, vabbè. Vedrò la first meeting in town hall Monday 15 ottobre, group leader Michael Smith. Ok, vabbè, questo è tipo un tesserino da visita, un bigliettino da visita. Ok, scusate, mi sto a sistemare il microfono perché oggi mi sta a tampiccio. Ok, sì, ciao, accendi tutto. Bella figlia, mi raccomando, proprio bel ritratto, poco inquietante. Mamma mia, mette una paura. Dice, andate di là, devo andare, dici, di qua. Già andate qua.
Cazzo, casino. I took Laura out of the park today. Una bellissima giornata. Vabbè. Steve non è a casa. Vabbè. Ragazzi, qui... Che è qua? Non posso manco zoomare, non mi posso avvicinare. Io sto usando tasti molto basic. Fatemi vedere un attimo. Esco contro il... Ah, crouch con control. Vedi, interact e zoom. Quindi posso zoomare con questo, allora. Ah, ecco qua. Oh, una cassaforte ce l'ho. Oh. Scusa, che faccio... Scusa, mi posso crouchare? Però se mi croucho... no, però non passo. Anche crouchandomi non passo, ok. Che questa è una bella cassaforte. Chissà che ci sta dentro. Te! Oh, sta stanza ci deve entrare, eh. Da dove sei entrata di là? Ah, però è chiusa, ok. Vabbè, questa è chiusa. Non mi fido. Piano, eh. Famo scherzi. Non famo scherzi. Sì, Unreal Engine, però non si vede. Non ci vediamo sullo specchio, eh. Te voglio bene, però. Ma va bene che è una beta, però. Una chiave la prendiamo. Un attimo smaltito, raga. Fa sta cosa. Abbiamo preso la chiave dello studio. La domanda è: lo studio è quello di là, immagino, no? Vabbè, visto che siamo qua, proviamo a entrare qua. Aia. Questa è chiusa, questa è chiusa. No, questa è chiusa, quindi spero che lo studio sia questo. Buono. Chi cazzo è questo? Chi è questo? C'è morto qua. Steve locked Laura into her room again. Ha bloccato Laura nella stanza. Era arrabbiato. Fai the code, ok, cercare il codice. Ho capito, bisogna cercare il codice da cassaforte, ma... Subito subito abbiamo trovato un cadaverino. Questa non riusciamo ad aprirla perché giustamente si chiude e si apre. Questo non riusciamo ad addrizzare, sicuro. Immagino. E che belli! Questa sarà Laura e Pat. Mazza, c'ha il pupazzo che è più inquietante. Guardate che faccia c'ha il pupazzo. Mamma mia. Ragazzi, paura, eh. Sì, ora alloggiamo il foglio, eh. Voglio un attimo. Ah, qui sono le armi. BMN, comprati una bella revolver. No, ma questo è sempre lo zoom, ok. Sempre di capire se si possono girare pagine o interagire in altri modi. Aspettate che... Scusate, eh. Ah, non lo posso prendere il fucile. Bah. Vabbè, il fucile non lo potevo prendere. Te pareva. La cosa più figa di tutto il gioco non la potevo prendere, vabbè. Aspettavamo solo quello noi. Ecco, state zitto, perché... No, ho detto che te... Oh, se può spegne. Mettiamo musica, se proprio non abbiamo fatto. Ci manchi, no, ma abbiamo smancato, non mi... Sì, vabbè, ma noi necessitiamo di questo stramaledetto codice, anche perché qua, appunto,
chi usa il codice? Sì, è qua impossibile. Niente, tocca raga andare a cercare in giro un codice. Lo metto 1, 2, 3. Così è a sfregio. Vediamo che succede. Che poi che succede? La minchia. Vabbè, niente, abbiamo bisogno di questo codice. E qua non c'è niente, qua non c'è niente. Niente. Devo aspettare un po'. Allora, grauciamoci. Mistress! Vabbè, questo è tipo il giornaletto erotico di una volta. Vabbè, sì. Per me no, è tipo antistress, vabbè. Togli lo stress. Togli la cera, metti la cera, vabbè. Questo? Non si possono prendere. Niente. Chiudi. Sto vedendo se da qualche parte c'è, ci può essere questo codice. Questa è una mappa. Cioè, no, è la mappa del mondo praticamente, la mappa della Terra, ma niente. Chiudi qua. Chiudi per questi. Scusate, a me non mi piace lasciare cose in giro, eh. Qui stanno due medaglie. Qui c'è un mappamondo. Qua c'è sempre il fucile. Scusate, se metto 1, 2, 5 che non c'entra una minchia, per carità, però. No, appunto, mi sembrava troppo bello. Magari un codice così. Qua non c'è altro, a parte sto cadavere, non c'è altro. Ok. Andiamo. Abbiamo capito che qui non c'era nessun codice, mi pare. No. Abbiamo capito che ci tocca andare da quest'altra parte qua. Che bellezza. 5 e 15. La to get keep us band 5 i 50 trucchi per mantenersi un marito. 5 e 15. Learn to cook, clean, bake. Può essere il codice, ma no, provare. Scusate, io voglio andare. Ah, tanto non corre. Voglio andare a provare 5 e 15. Ho capito, mi sono fissato questa cosa perché qua. No, te pareva troppo bello. Vabbè. Eccoci qua. Ah, queste sono le lezioni che faceva con la figlia. Vabbè. Le lezioni della figlia che ha registrato. La domanda è, la candela si consumerà? Vabbè, basta, sono una solo questa, ok. Va bene. Ripeto, spero che non. Da qua parte un po' l'ansia, ragazzi. Ve lo dico. Oh!
No, no, raga, non ce vado. No, raga, non ce posso andare, dai. Cioè, hai sentito i rumori? No, vabbè. Cioè, io voglio portare certi giochi horror, ma come faccio a portarveli, oh? Cioè, mi cago già sotto solo di questo. Fammi un Chiffon Pie, sì, vabbè. Sì, la Song One. No, vabbè, raga, non c'è, cioè, veramente, qua è tosta, oh. Che fa? Where could she be? Ah, questa è la lezione Another numero uno. criminal we have. Is she here? Maybe here. Oh, maybe behind the sofa? Che non so quanto è grossa la stanza. What the? Oh my God, Laura, get down from there right now. Honey, you have to be careful. Stai You know what's attenta. inside. Aspetta, voglio finire che Laura, finisce qua don't perché sennò be sento i rumori là afraid. dentro. Even when we play hide and seek with Daddy, we don't hide in here. Is that understood? Laura, is that understood? Yes, Mom. Good. Vabbè, dai, tutto a posto su. Ok. No, ragazzi, io non so quanto è grossa la stanza qua. Ah, vabbè, lì c'è. Ok, qua c'è il termosifone. Sta più a male, ve lo dico. Sta prendendo molto a male. Chiudi. Posate. Ma un'arma ce l'avemo? No. Un'arma ce la possiamo avere. Vabbè. Vedi, c'è horror psicologico, ma tu non sai fino a che punto è psicologico. Abba, compleanno! Jack ha invitato i zii. Bla bla bla. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Io ve li faccio leggere perché poi. Certo che sono pirla pure io, no, aspetta, prima mi fai vedere qua. Looking for that code. Tutti che cercano questo codice desta cosa, nessuno lo trova. No! No, vabbè, raga, così no, eh. Cioè, così no! Cioè, ci ha spento. Ci ha spento la candela. Cazzo, è tipo un fa. Non c'era prima sta sedia qua? C'è. Non c'era prima? O sì? No, vabbè, raga. Ma guarda che sei una strong. Ah, sta lì, capito? Sta lì, quindi se noi passiamo di qua. Qua non ci possiamo andare, quindi dobbiamo venire da qua. Enzo Laura. Ancora questo codice. Ma scusa, questa prima era aperta. Questa era chiusa e questa era aperta. Raga, che sono quei due cosi là? No, vabbè. Bagnera, vabbè. Ma sono due occhi quelli, che cazzo è?
Slampeggia. Mortacci, tu, ha fatto piano infarto. Come si sta? Ah, questo qua. Ah, mi sa che ci serve. Ah, ok. No, noi ci serve la cucina, però. A me ne serve cazzi che tu mi accendi questa. A me mi serve la cucina. Come accendiamo la cucina? Non la possiamo accendere, mi sa, raga. Perché? Ah, forse si accende così. Ok. Oh, che è? Sì, a me. Eccolo qua, 2349. I found the god, cause this is the first step. Freedom, I need to meet with Jack. Ok, 249. Va bene. Io non so neanche a cosa ci serva aprire tutta sta roba, se tanto armi non ce ne stanno, cose va. Tanto il coltello, ma sai, è bello sto coltello, non lo devo prendere, vabbè. C'è tutti i bei coltellazzi, bravo. Però magari se troviamo dei codici, delle cose, boh. Proviamo. Vabbè. 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 Niente. Apriamo pure questi. Vediamo se c'è qualcosa. No. Ah, mi sa che già avevo aperti però. Ok. 2, 4, 9. Mo' andiamo, Niente, posate. Ovunque posate dentro sta casa. Ok. Sì, tu mi dici stai in cucina. Sì, tutto quello che te pare a te, ma non è che ci stanno in tre. Ci hanno posato per 180 persone. Niente, vabbè. Ok, andiamo a mettere sto codice ora. Vai. Eccolo. Oh. 2, 4, 9. Oh. E vai! Niente. Ok. Grande! C'è tutto sto casino per una chiave? Vabbè. Laura bedroom. Vamos! Sappia per culo, mi sembra, però. Ragazzi, il linguaggio colorito fa un po' parte di tutto, perché qua te lo sogni. Aspetta. Aspetta proprio, te lo sogni. Io non c'entro là così. Ma proprio te lo allora, beh, bedroom, tocca far così. Ah, me mi facevo i fatti miei. Cioè, una ragazzina, questi gli hanno regalato sta cosa. Porca puttana. No, vabbè. No, vabbè. Ha fulminato la luce. No. C'è una ragazzina, gli hanno regalato sto coso qui. Poi dice perché, perché si è spostata di cervello, è diventata posseduta. Ma una ragazzina gli si può regalare un pagliaccio del genere? Boh. Vabbè, da pazzi. Si sono matti da legà. No, vabbè, raga, gliela posso fare però così, eh. Mi sembra tutto molto eccessivo.
che questi sui peggiori sti cazzi giochi così. Che sono quelli che te caghi sotto peggio, capito? Questa sta a giocare col gatto col topo, capito? Questa sta a giocare il gatto col topo. Lesson number 3. Sì, sei brava però, sono al piano, complimenti. E... appunto. Vabbè. Chi è? Sì, vabbè, questo entra a casa così. Bestemmiando, dicendo parolacce a tutto spiano. Vabbè, gli è stato di tutti i colori, perché dice lei ha detto che è un bugiardo, vabbè. Ma queste cose in famiglia, lasciatevi tra di voi, non state a raccontarle in giro e poi la gente... vabbè. Che poi non ho capito se tutto questo Steve è lui oppure è un altro, perché penso sia lui, ma... No, Steve è lui. Because if you're just lying in a puddle of whiskey and your own sick again, when Pat is racing through the city to get home, I'm actually gonna give you a shiner next time we meet. Get your life together, man. Cause my sister deserves someone better than a sad drunk for a husband. Vabbè. No, ma chi è che ha rotto il coso? Oh, ho fatto caso. Hanno rotto il quadro. Che cacchio è, oh? No, vabbè, raga. Così però non se può. Oh. No, così non se può. No. No, 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 scherziamo. Che ha fatto? Che c'amo questo Cristiano? Che problema c'ha? No, vabbè, raga, ma così non si può, eh. Oh, Emma... Ah, perché è rotta. Mettiamola qua, va. Ma mo che problema c'ha questo? Qua se ci tocca scappare da qua. Non ho capito proprio perché... Oh, non metto in giù, raga, mi sto a cagare sotto, ve lo dico, eh. Cioè... Oh, come lo menamo però sto coso? Ah, non lo potevamo menare, mi sa che lo dobbiamo usare per aprire quella porta. Vabbè. C'è qualcosa qui? No. No. Raga, io apro sempre tutto per capire. Se mi trovo qualcuno alle spalle penso che mi viene infarto, se rivediamo domani. Apriamo, apriamo, apriamo. Niente, oh. Ho aprire tutti sti cassetti. Se dovessimo prendere sto gioco, ricordatemi che non apriamo più un cassetto, perché... Cioè, questo è matto. Questo vuole entrare nel bagno col piede di porco. Porco! No, vabbè. No, raga, io la posso fare, oh. Stay away. No.
No, raga. Ya la faccio. Ma tu sei pazza, stai fuori di testa. Si è ammazzata. Pat, Pat, are you okay? Pat, open the door. Can you hear me? No, vabbè, raga. Steve, Laura, someone open the door. Molto psicologico sto gioco, eh. Pat, Pat, are you okay? Open the door. Perfetto, era la beta, l'abbiamo finita. Bah. Ragazzi, complicato da dire. Simpatico, secondo me il gioco completo può essere tanta roba. Bisogna capire fino a che punto poi è horror interattivo, nel senso ci stanno jump scare e tutto quanto, anche se ho letto nella descrizione che c'è poca roba di questo, e quanto sia invece solamente così, no? Che non è poco, perché può sembrare, ma non è poco, perché poi quando te becchi i fantasmi, le cose, e non hai modo di affrontarli, che non c'hai armi e non c'è niente, non è da poco, non è da poco. È molto, forse può essere anche peggio di un horror dove puoi sparare e uccidere, quindi... Che dirvi, io spero che questa demo vi sia piaciuta, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi un commento come sempre, like e iscrivetevi per supportarmi. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e che dirvi, abbiamo vissuto un po' una botta d'emozioni in questo gioco, diciamo che sarà abbastanza interessante. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, un saluto dal vostro Learman, ciao!